l'attenzione che siamo. L'io sono che siamo. Entrateci adesso, così che sarà più facile per voi comprendere quello che dico. Appoggiate la vostra attenzione sulla punta del naso e guardate per qualche istante il respiro entrare ed uscire. Questa attenzione è l'io sono. Questa attenzione è la consapevolezza che sei, che siamo. Quando questa attenzione si appoggia a una forma, anima quella forma, la nutre. Quindi quando questa attenzione si appoggia su un pensiero, lo nutre, lo alimenta. Quando questa attenzione si appoggia su un'emozione, la nutre, la alimenta, la mantiene. Il potere è nell'attenzione, quello che viene chiamato anche l'osservatore. L'io sono, ciò che sono, l'attenzione. Se mettete questa attenzione nell'interno del corpo, anche nell'interno di una mano, per esempio, scivolate con l'attenzione dentro la mano e potrete percepire una sottile vibrazione, un movimento vibrante. Respiro, vibrazione non sono forme. Il respiro un po' di più, la vibrazione ancora meno. Allora percepite per qualche istante la vibrazione in una parte qualunque del corpo. Se per voi è difficile percepire la vibrazione, c'è un insegnamento fra le pratiche in cui vi guido passo passo alla percezione della vibrazione. Per adesso, se percepite una vibrazione nel corpo, mantenete l'attenzione lì. L'attenzione è chi guarda. Chi guarda appoggiato sulla vibrazione vive il presente, è qui e ora. Da questo stato di coscienza, ogni avvenimento può essere visto come vibrazione. Un pensiero è un movimento vibratorio, in essenza. Se osservate con cura i vostri pensieri, vedrete che alcuni vibrano in maniera più densa, altri in maniera più leggera. Hanno una qualità vibratoria, viva. Sono forme animate dalla vita, per questo vibrano. La stessa cosa accade alle emozioni. Le emozioni sono vibranti. Alcune più dense, alcune più leggere.
In essenza, vibrazioni. Ma anche avvenimenti. Qualunque avvenimento è una vibrazione. Qualunque persona entra nel vostro campo energetico, vi si avvicina, porta una sua vibrazione. Il passo, il movimento del corpo, queste sono le vibrazioni più grossolane. Le emozioni, i pensieri. Avete presente le persone che parlano tanto, per esempio? Sentite nella vibrazione, da uno stato di attenzione appoggiata sulla vostra vibrazione, potete percepire la vibrazione che c'è nel parlare dell'altro. La vibrazione del traffico. La vibrazione del suono dei vicini che fanno rumore accanto. Ma anche un'azione porta una sua vibrazione. La qualità vibratoria di un'azione. Alcune azioni sono così, alcune azioni sono leggere. Quando la vostra attenzione è libera dalla forma, quindi quando la vostra attenzione non è appoggiata sul pensiero, ma sul respiro o sulla vibrazione, allora a poco diventa facile per voi percepire la vita come un movimento vibratorio. E che cosa cambia? Che cosa cambia quando noi percepiamo gli altri come vibrazione? Quando noi percepiamo le azioni come vibrazione, gli avvenimenti come vibrazione, i movimenti interiori come vibrazione? Che cos'è che cambia? Perdono peso. Perdono densità. Quando percepisci tutto come vibrazione, ti muovi nella vibrazione e non nella storia, e non nel carico, non nel peso, non nella difficoltà, non nello sforzo. È tutto un altro piano. Percependo le cose come vibrazione è molto più facile non entrare nel giudizio, e non c'è nessun bisogno di separarsi da niente. Alcune vibrazioni sono più intense, più difficili, durano più a lungo, sono più pesanti. Alcune sono persino divertenti. Tutto è vibrazione. Tutto è movimento. E allora il personale scompare. Il senso di identità ha meno presa. Provate. Ho un CD in cui insegno a percepire la vibrazione attraverso i suoni. È una preparazione per poi applicarlo nella vita di tutti i giorni. La voce di una persona incazzata, percepita come vibrazione,
diventa tutt'altra cosa. Percepita come vibrazione, non abbiamo niente da cui difenderci. La nostra attenzione sarà sorpresa. Ma c'è di più. Quando percepiamo gli altri come vibrazioni e le azioni come vibrazione, ne abbiamo una comprensione più profonda, più essenziale. Quando togliamo di mezzo il giudizio che attinge alla nostra esperienza passata e leggiamo gli avvenimenti da uno stato di presente, la comprensione diventa molto più vasta. È sorprendente muoversi nella vita percependo le cose come vibrazione. E allora appare anche il silenzio. Perché ogni vibrazione si manifesta dal silenzio. Se mettiamo a fuoco la vibrazione, vedremo apparire il silenzio. E la nostra capacità di stare fermi dentro cambierà. Il nostro senso di valori cambia. Il peso, il valore che diamo a certe persone, a certe situazioni, a certi avvenimenti, cambia. Prova se non potete farlo tutto il giorno perché il vostro lavoro richiede un altro tipo di attenzione, dedicate mezz'ora al giorno a percepire soltanto le vibrazioni, a percepire ogni cosa come vibrazione, come suono, come... Ma per farlo è necessario che la vostra attenzione sia appoggiata sul respiro o sulla vibrazione interiore. Una bella pratica da portare nella vita per potersi muovere in una maniera leggera, facile, semplice. E anche una maniera semplice per poter armonizzare le frequenze. Anni fa mi ricordo che incontrai un medico indiano, il quale faceva un lavoro bellissimo. Lui armonizzava le persone lavorando sul suono delle loro voci. È una tecnica indiana molto antica, mi diceva. Molte volte, molte incomprensioni delle persone che vivono intimamente, cioè relazioni di coppia, relazioni di soci, relazioni vicine, sono difficili perché la vibrazione delle voci delle due persone non è armonizzata. E si può fare. Basta che voi siate attenti sul respiro o sulla vibrazione e ascoltiate. Potete notare anche il cambiamento anche nella vostra stessa voce. Una voce che viene da uno stato,
di coscienza ancorato al passato in attesa del futuro, uno stato di coscienza egoico, ha una vibrazione molto diversa da una voce che emerge da uno stato di attenzione liberata. La voce cambia. La voce della stessa persona che dice le stesse cose cambia completamente. E attraverso l'ascolto della vostra stessa voce potete cominciare ad armonizzare la voce, ad armonizzare il vostro suono interiore con il suono dell'altro. Quando voi percepite la voce dell'altro, o il movimento dell'altro, l'azione dell'altro come vibrazione e lo percepite da uno stato, e può essere solo così, lo percepite da uno stato di attenzione, la vostra risposta, il vostro movimento, sia la risposta verbale che la risposta di azione sarà in quello stesso campo energetico, si muoverà in quella stessa qualità vibratoria. E nascerà spontaneamente una possibilità di armonia nuova. Ascoltate l'attenzione liberata. Vivi qualunque cosa accade come vibrazione. Percepiscine la vibrazione. Comincia da quelle interne. Comincia a percepire le vibrazioni interne. Percepisci le vibrazioni delle tue emozioni, del tuo sentire, la vibrazione dei tuoi pensieri. Comincia a conoscere questo campo vibrante in maniera più profonda e poi esportalo. Allarga l'esperienza fuori. Estremamente ricca, estremamente viva. Grazie.